Le manifestazioni proprio per ricordare questa giornata che per un punto di partenza, ma anche per ricordare le vittime che sono tante proprio, la Camera di Commercio ha presentato stamani questa campagna contro la violenza sulle donne, Un posto occupato. In che cosa consiste, Chiara? Un posto occupato è una campagna di sensibilizzazione a cui ha aderito in particolar modo stamattina proprio l'Agenzia delle Dogane insieme alla Camera di Commercio a Promo Firenze, che hanno organizzato il loro convegno anche per parlare proprio soprattutto dell'aspetto economico della violenza sulle donne, aderendo a questa campagna che ha un impatto visivo molto forte. Un posto occupato è il posto che sarebbe stato occupato da ogni donna che invece è stata uccisa. Può essere un posto in famiglia, al supermercato, nel posto di lavoro oppure appunto a un convegno, come è stato quello di stamani, perché naturalmente la violenza sulle donne è anche economica, anzi è un gioco che spesso costringe le donne a rimanere nella loro gabbia di violenza per anni perché non riescono a liberarsene. Bene, la Camera di Commercio ha diverse iniziative, inizierà un corso per imprenditrici proprio a dicembre, ma non è l'unico e sicuramente è un aspetto, quello dell'economia, che bisogna affrontare, che la Camera di Commercio, ma anche l'Agenzia delle Dogane fa nel combattere la violenza contro le donne. Ascoltiamo allora le voci che abbiamo raccolto questa mattina. Il fenomeno della violenza economica è un fenomeno molto diffuso, è un fenomeno che limita molto la libertà d'azione della donna e il suo benessere. È un fenomeno subdolo, quindi come quello della violenza psicologica, che difficilmente viene riconosciuto e di conseguenza anche difficilmente viene denunciato e le donne di conseguenza hanno molto bisogno su questo di essere aiutate, prima di tutto a riconoscerlo e poi ad avere degli strumenti per potersi costruire un'indipendenza economica, un'indipendenza proprio sul piano finanziario. Esistono questi strumenti? Esistono questi strumenti, il primo strumento che sicuramente possiamo considerare è proprio la formazione su tutto quello che può essere l'accesso al credito, la richiesta di un aiuto economico, di un finanziamento, quindi come rivolgersi alla banca e quali documenti, che cosa serve per poter chiedere e ottenere un aiuto economico, perché questo ci serve per fare impresa, per poter crescere anche nella propria impresa e quindi costruirsi un'indipendenza economica. L'Agenzia delle Dogane sembra che non c'entri niente con la violenza sulle donne, invece voi siete impegnati in questo. Beh, noi siamo impegnati come amministrazione perché all'interno del nostro ente, anche attraverso il Comitato Unico di Garanzia, abbiamo deciso di avere un impegno sul sociale, quindi di impegnarci anche nel sostenere queste iniziative tipo posto occupato proprio per promuovere e valorizzare il ruolo delle donne anche all'interno della nostra organizzazione. Lei è una dirigente donna, che cosa porta in più o in meno o di diverso una donna nella dirigenza di un'importante azienda, diciamo così, come l'Agenzia delle Dogane? E soprattutto la donna deve assomigliare all'uomo per comandare? Assolutamente no, io ho sempre sostenuto e credo che sia sempre una mia idea e fino adesso mi ha anche portato bene, come dico, sostengo la mia diversità nell'ambiente di lavoro. Secondo me, noi donne siamo forse più portate ad ascoltare, all'ascolto anche all'interno dei nostri uffici, siamo molto per esempio vicine alle donne che lavorano, possiamo anche capire le famiglie che si portano dietro, cioè sostenere una collaborazione che deve andare a prendere i bambini al nido.